Ciao a tutti. Allora, sono contentissima perché questa mattina mi è arrivato questo pacchetto. Non me l'aspettavo assolutamente. Eccolo qui, il mio pacchettino. È stata veramente una sorpresa. Io un pochino di tempo fa ho partecipato ad uno swap in un gruppo Creatrici del Mondo, organizzato da Veronica e altre ragazze, e la mia swappina, cioè la persona a cui ho inviato il mio swap, mi ha mandato questo pacchetto. Vi ho detto, non me l'aspettavo. Ho conosciuto una persona davvero dolcissima, molto carina e niente, è stata un'emozione riceverlo. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro, perché grazie, ecco, volevo ringraziarla. Grazie Assunta, grazie, grazie, grazie. E vi faccio vedere che cosa mi ha mandato. Allora, intanto il bigliettino. Io la ringrazio per quello che ha scritto, è stata davvero dolcissima. E le auguro su questo video anche io una Pasqua veramente serena, felice e tranquilla. Allora, intanto, guardate il sacchettino, che amore, con questi fiorellini stampati, e guardate che cosa mi ha mandato. Io adoro il bianco e il nero. Guardate queste roselline in fimo, bellissime. Sono delle perle, quelle qui, alternate a questi Bigono Swarovski, bianchi e neri anche loro. Eccole qua, bellissimo. Davvero bello. Poi vi faccio vedere che bastava anche questo, invece non le è bastato. Guardate, ecco, ci ha messo anche la collana. Ma guardate queste rose, che amore, che se non voglio provare a farle. Eccole qui, questa è la collana, spero si vedano, davvero deliziosa. E non è ancora finita qui, perché veramente ci ha voluto mettere tutto. Ecco, guardate, guardate gli orecchini, cosa sono, che carini. Ci sono anche gli orecchini, un bellissimo cuore fatto con gli Swarovski, e mi deve dire come ha fatto, perché è bellissimo, lo voglio rifare. È cicciottello, guardate che carino, eccolo. E poi, visto che io vivo con un'amica, mi ha mandato anche un pensierino per lei. Ma guardate, un angioletto da appendere o al telefonino o come portachiavi, carinissimo, guardate. E tra l'altro è piaciuto molto, è Assunta, quindi grazie. Grazie, davvero grazie. Oddio, l'avrò detto 100 volte, non me l'aspettavo. Mi ha emozionata tantissimo e voglio dire anche una cosa. Io sono una persona molto restia, molto diciamo introversa, nel senso mi piace più ascoltare che parlare. Mi sono iscritta da poco a Facebook, ho aperto da poco un canale su YouTube e per me è tutto nuovo. Ho seguito però tante di voi su YouTube e mi sono resa conto che molti pensano che questo sia un mondo esclusivamente virtuale, che al di fuori di qui ci siano, cioè, ognuno ha la propria vita, e questo per carità è verissimo, però non è un mondo solo virtuale. Dietro ci sono delle persone, ci sono dei sentimenti, ci sono delle passioni che si condividono molto volentieri con le persone che come te amano la stessa cosa, e non so come spiegarlo. Ho detto, mi emoziono anche molto facilmente, quindi va bene così. Grazie, grazie ancora e un bacione. Ciao, ciao Assunta, grazie, un bacione a tutti.